giornata di sole stamattina che rende piacevole questa passeggiata per le strade della città di Vanvitelli. È la presenza di tutti questi ragazzi e di la riuscita di questa manifestazione a rendere piacevole la giornata. Una manifestazione deve essere fatta a Castel Volturno e soltanto in pochi giorni si è spostata qui. Ciò nonostante la partecipazione è stata massiccia. La manifestazione di chi? Di persone che troppo spesso vengono considerate dei fantasmi e che invece partecipando e gridando, cantando, danzando nelle strade di Caserta hanno affermato il loro diritto ad essere vivi, a starci, a calpestare questa terra che è dove noi siamo nati e siamo cresciuti. L'importanza di questa iniziativa, come le altre che ci sono state in passato, in questa stessa città o a Castel Volturno, sta proprio tutta in qui, l'affermazione del diritto ad essere persone e non cose o oggetti. È la seconda giornata di una mobilitazione, perché ieri ancora più bella e più importante è stata l'iniziativa agli incroci delle strade, dove gli schiavi del XXI secolo hanno affermato la loro voglia di riscatto e di emancipazione. La Gerimaso ha dato il proprio contributo per quello che è in grado di poter dare, facendo parte del coordinamento antirazzista della provincia di Caserta. Non abbiamo nella nostra mission una vocazione all'organizzazione di tipo politico-sindacale degli immigrati, ma abbiamo ritenuto di dover stare dentro l'elaborazione, la progettazione, l'organizzazione di queste giornate, perché a furia e a lungo andare, stando insieme alle persone che sono ospiti dei nostri ambulatori, dei nostri servizi, abbiamo capito che solo i servizi, benché meritevoli e importanti, non riescono a risolvere questi problemi. È necessario l'impegno anche di carattere politico, di organizzazione, facendo in modo tale che siano gli immigrati stessi protagonisti del proprio percorso di emancipazione e di riscatto. Noi possiamo dare l'aiuto, la collaborazione, indicare strade, ma alla fine sono loro che devono essere protagonisti della propria liberazione, del proprio percorso di liberazione. Noi perciò ci siamo stati, anche se non siamo in prima fila o in prima linea, ci sono altre organizzazioni che hanno più specificamente fra i loro compiti, la loro azione, quella di organizzare ed avere una funzione politica. Però ripeto, abbiamo voluto starci anche stamattina alla manifestazione, i nostri ragazzi, i nostri volontari sono stati ieri mattina presto alle 5:30, alle 6 già su alcune di questi incroci, di queste rotonde dove si è svolta l'iniziativa di ieri. Stavamo qui con la nostra piccola striscione stamattina, c'erano un po' tutti i volontari e gli operatori, qualcuno che non stava qui è perché era impegnata a lavorare per gli immigrati sulla Domiziani a Castel Volturno.